Salute a tutti, stasera fagioli alla picchiapò. Il regolamento dice che puoi avere anche champagne se lo vuoi. Champagne? Mi gonfia lo stomaco. Vuoi che ti vada a prendere qualcos'altro? Sì, un altro po' di fagioli. Ancora fagioli? Ah, senti, fammeli fare alla picchiapò. Alla picchiapò? Eh. Che razza di nome? Ma se il cuoco li sa fare, per me non c'è problema. Film Terence Hill, poliziotto super più, e poco prima di essere condannato a morte ha chiesto i fagioli alla picchiapò. Ora, ho cercato su internet la ricetta, ma non esiste dei fagioli. Esistono parecchie cose fatte alla picchiapò, che è una tipica ricetta romana, e ho scoperto che alla picchiapò praticamente è un piatto di recupero della cucina romana, con pomodorini, un po' di passata anche volendo, e cipolla. Quindi andremo a fare fagioli, cipolla e pomodori. Per prima cosa mondiamo la cipolla, gli levo tutte e due le parti laterali, con le mani. Questa è una cipolla rossa che viene direttamente da Tropea, me l'ha portata un amico. Se non ce l'avete, la comprate al supermercato, non è che sia così indispensabile. Allora, prima prepariamo tutti gli ingredienti, ci vuole un attimo. Levato qualche strato, cominciamo a fare tutte rondelline con la cipolletta in codesto modo. Se vi viene da piangere, è normale. A me in questo momento non viene, ma anche perché questa di Tropea è un po' più delicata, diciamo, come cipolla. E la mettiamo qua. Ok, poi prendiamo i pomodori. Io li spacco a metà abitualmente. Così. E prepariamoci anche un peperoncino. Ne ho preso un pezzo perché tutto è troppo, e lo dividiamo in pezzetti abbastanza piccoli. Oh, non buttate i semi all'interno, perché se vi piace il piccante sono questi che danno la piccantezza, cioè sono i semi che contengono la capsicina maggiormente, quindi se vi piace il piccante tenete i semi. La parte rossa dà soltanto il profumo di peperone, quindi potete giostrarvela solo con i semi, solo la buccia o tutte e due. Io li tengo entrambe, che non mi disgustano. E qua poi servono ovviamente dei fagioli che io ho precedentemente già lessato e sono pronti. Ora andiamo a vedere la preparazione in padella. Allora, prendere una padella abbastanza capiente, accendiamo il fuoco. Un goccio d'olio. Extra vergine di oliva, e appena comincia a friggere aggiungiamo la nostra cipolla. Ci aiutiamo con un attrezzo in legno per non rischiare di rovinare il rivestimento antiaderente, più che altro perché se lo graffiamo poi ce lo mangiamo. La facciamo andare un po' a rosolare. A questo punto, quando vedete che la cipolla comincia a diventare trasparente, non la dobbiamo far caramellare
nera. Quando comincia a diventare un po' trasparente, aggiungiamo anche il peperoncino e i pomodorini che mettiamo dal lato del taglio, poggiati direttamente a faccia in giù, diciamo. Qualcuno tuffato, qualcuno poggiato, è uguale. Ok. Intanto che vanno, quando si un pochettino, sfumiamo con del vino bianco, possibilmente buono, un buon vino bianco, perché è una falsa credenza che il vino cartonato vada bene per cucinare. Ovviamente se ci mettiamo dei buoni ingredienti, il prodotto finale sarà sicuramente migliore che con degli ingredienti di bassa qualità, anche perché questi li sto preparando per me e quindi mi mangio qualcosa di buono. Ora, quando è sfumato completamente il vino bianco, aggiungiamo i nostri fagioli un pochettino di salsa di pomodoro, ma proprio poca, giusto per dare un po' di colore e un po' di sapore. Giriamo. E un bicchiere d'acqua, che sarà il nostro indicatore di cottura, cioè quando l'acqua sarà evaporata quasi completamente, a lasciare un fondo, un sughetto molto ristretto, allora i nostri fagioli saranno pronti. Ci vediamo, io penso, tra 10 minuti. Passati 10 minuti, il piatto è pronto. Io mi sono preparato anche due fette di pane casareccio, perché sarebbe sacrilego non inzuppare qua dentro. Prendo un cucchiaio, perché questi vanno mangiati col cucchiaio, e faccio così. Soffio perché è la temperatura del magma. Speciale. Ah, dimenticavo, chi vuole può aggiungere anche del pepe una volta cotto, ma proprio a piacere, per dare profumo. C'è già il peperoncino, Guardate il pane, bello. Ciao, mettete like al video, iscrivetevi al canale, ecco qua, canale qua sotto. Ciao!